schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch per fare gli outfit. Allora, diciamo che ci sono due glitch, cioè questo che è un po' più semplice e ce n'è un altro che dovete usare gli uccelli, duplicare gli uccelli e fare tanti cazzi. Quello lì però vi permette di visualizzare l'outfit ma non vi permette di sceglierlo più o meno, insomma, no? Allora, per fare questo glitch dovete avere, allora io qui lo faccio con personaggio donna, quindi i completi vanno nel personaggio donna, però potete fare anche viceversa. Quindi dovete avere in primis il personaggio con cui volete i completi. Quindi in questo caso io li voglio con il personaggio donna. Vado a creare un secondo personaggio e questo personaggio deve essere uomo, non importa le caratteristiche, non importa come sta vestito, non importa nulla. Lo create e andate in online con il personaggio, non dovete fare niente di che. Scattate la fotina, fate tutto quello che dovete fare e ve ne andate in online. Quindi una volta che arriverete in online andate in un negozio di abbigliamento e dovete fare un po' di completi. Io adesso qui faccio tutta una serie di completi alla cazzo, tanto per fare qualcosa, però voi potete rifarvi ai glitch vecchi di questo tipo. Ci sono molti youtuber inglesi che hanno fatto vedere come fare i vari completi, come fare il juggernaut, come fare tanti vari completi, e quei video lì sono ancora buoni. Mi sembra che ne ho fatti anche un paio io sul canale addirittura, e quindi quei video lì sono ancora buoni ragazzi, potete usarli come spunto per poter fare dei completi, per poter fare delle cose. Come ho già detto, io adesso qui prendo dei completi alla cazzo, li prendo e li butto lì così, tanto per vedere cosa esce fuori, insomma. Scusate il video in velocità, sicuramente magari laggerà pure un po', però ultimamente ragazzi ho la connessione molto bassa e quindi a causa della connessione molto bassa sono costretto a restringere il bitrate del video per diciamo poterlo caricare più in fretta ragazzi, però alla fine quando li carico i video sono comprensibili, quindi spero che comprendiate questo mio problema momentaneo. Quindi come ho già detto, continuiamo, creiamo una ventina di completi, creiamo tutti quelli che vogliamo creare e li andiamo a salvare. Allora ragazzi, per fare per esempio i jogger colorati abbiamo bisogno dei box. Io adesso qui metto questo completo, però andrò a mettere dei box per capirci. Poi io, come ho già detto, in base a quello che mettete ragazzi vi compare il jogger. Io qui ho la canottierina, però comunque sì, a fine video non mi compaiono alcuni completi, ma non è quello il problema. Il fatto è semplicemente che il video sta per farvi vedere come dovete fare questo glitch, non è che sta lì. Io non ho fatto il video per farvi vedere quali sono i completi, come li dovete fare, che tipo di roba dovete mettere. Quello poi lo dovete stabilire voi facendo delle varie prove. Io non è che mi sono messo qui a provare, ho provato il glitch, ho visto che funzionava e ve l'ho portato, niente di che. Io qui metto tutta una serie di box alla cazzo di cane, uno dietro l'altro. E comunque la teoria ragazzi è che per fare dei completi con il personaggio donna dovete mettere degli abiti sul personaggio uomo che non sono presenti nel personaggio donna e viceversa, nel senso
l'uomo non c'ha il reggiseno, quindi mettete alla donna il reggiseno se volete i completi sull'uomo, in maniera tale che vi comparirà qualcosa di strano sul personaggio uomo. Purtroppo i completi, ragazzi, sono a scatola chiusa tante volte, come io sto facendo adesso. Però se voi andate a riguardare video vecchi, ci sono molti video vecchi che fanno vedere che tipo di, diciamo, di componenti dovete mettere. Stiamo a parlare del gig robo d'acciaio, raga, che tipo di vestiti dovete mettere e tutto il resto, e rifatevi a quelli, come ho già detto. Una volta fatto tutto, ragazzi, vi salvate, diciamo, fate salvare il gioco, andate in modalità creatore, e una volta che siete in modalità creatore create una gara, alla cazzo di cane. Non dovete proprio crearla definitivamente, andate su gara terrestre, posizionate tutti quanti i requisiti che vi chiede, la foto, i checkpoint, il luogo di attivazione, tutto quanto, insomma, ragazzi, cazzi e mazzi per capirci. Una volta che avete fatto tutto, ovviamente la gara createvela punto a punto, così finisce prima, e se non volete problemi con la griglia di partenza mettete due partecipanti come ho fatto io. Una volta che comunque avete piazzato un po' di punti per la lunghezza di un chilometro, mi sembra, quanto basta per poterla provare, insomma, siete pronti, la provate, e una volta che l'avete provata, alla fine della gara, adesso andremo a vedere cosa dobbiamo fare, ragazzi. Quindi andiamo a provare la gara. E quando siamo qui su questo messaggio, accettiamo il messaggio, pigiamo il tasto option, andiamo su cambia personaggio e andiamo diciamo nella schermata del cambio personaggio. Una volta che saremo qui in questa schermata cambia personaggio, cliccate il secondo personaggio. Fate bene attenzione, ragazzi, vedete che alza il cartello, quindi quando c'è il cartello alzato significa che è lui il personaggio che stiamo selezionando. Non vi sbagliate, perché sennò eliminate il personaggio, io poi non sono responsabile del cazzo se fate cazzate. Quindi cliccate quadrato e dovete scrivere elimina personaggio, vi eliminerà il personaggio. Una volta che sarete qui premerete cerchio, vi butterà nella storia, dalla storia andrete in online e vedrete il risultato dei vostri completi, di quello che avete creato, ragazzi. Io qui ho creato due cagate, perché giustamente ho messo i completi alla cazzo de cane, insomma, e quindi è uscito fuori una cosa così alla cazzo de cane. Però comunque sia, se voi, come ho già detto, andate a vedere qualche video vecchio, ci sono parecchi modi, parecchi consigli per fare i completi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.